Buongiorno a tutti. In questa video lezione del corso online per Farmer Scientist parleremo della specie aliena invasiva Procyon lotor. Il procione, anche comunemente chiamato orsetto lavatore, è originario dell'America settentrionale e centrale e qui ha un'ampia distribuzione dal Canada fino a Panama. In Europa, per l'impatto significativo che provoca su biodiversità ed ecosistemi, questa specie è inserita nell'elenco di specie aliene invasive del regolamento unionale, di cui abbiamo parlato nella lezione introduttiva sulla normativa. Il procione è stato introdotto in Europa come animale da compagnia e animale da pelliccia. Si è poi diffuso in natura per effetto sia di rilasci volontari sia di fughe dalla cattività. È spesso ospitato in giardini zoologici. Trattandosi di una specie molto adattabile, una volta immessa nell'ambiente naturale è capace di diffondersi autonomamente con grande efficacia. Recentemente sono noti casi anche di trasporto involontario su navi e container, per esempio dalla Francia alla Gran Bretagna e dalla Germania alla Scandinavia. In Italia è presente dal 2004, con una popolazione riproduttiva in Lombardia. E più recentemente, purtroppo, con un nucleo stabile in Toscana e precisamente nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi in provincia di Arezzo. La specie è stata anche segnalata occasionalmente in altre regioni, sia dal nord che nel centro, ma in genere si trattava di individui isolati. Stiamo parlando di un carnivoro di media taglia, dalla corporatura tozza e dalle zampe corte. Può raggiungere i 10 kg di peso circa al massimo. La pelliccia, come potete vedere in fotografia, ha una colorazione molto variabile, con il dorso più scuro e il ventre più chiaro. È facilmente riconoscibile per il muso, che è caratterizzato dalla tipica mascherina nera sugli occhi, e la coda con tipici anelli alternati chiari e scuri. Può essere confuso con la nostra specie nativa, il tasso, e con un'altra specie aliena invasiva, il cane procione, che potete vedere in basso a destra, dai quali però si distingue sia per la forma che per la presenza, come dicevamo, della caratteristica mascherina facciale e anche per la coda, che come abbiamo visto nel procione è ad anelli. I principali impatti socio-economici di questa specie riguardano innanzitutto il notevole impatto su numerose attività dell'uomo. In agricoltura, per esempio, in particolare sulle coltivazioni di mais, frutteti e vigneti. È una specie molto problematica negli ambienti urbani e periurbani e può inoltre causare molti danni alle case, per esempio tetti, camini, giardini, cassonetti per i rifiuti. Può avere un impatto significativo, come abbiamo detto, su tutta la fauna nativa, attraverso predazione, competizione e trasmissione anche di malattie e parassiti. A causa del suo comportamento alimentare, in quanto rovista nei rifiuti prodotti dall'uomo, disperdendoli, vi deposita feci e urine, è un noto vettore di malattie e parassiti molto pericolosi, anche per la salute dell'uomo. Facciamo qualche esempio. La rabbia, la salmonellosi, la toxoplasmosi, la leptospirosi, l'echinococcosi. Naturalmente, oltre all'uomo, può essere pericoloso anche per gli animali domestici o da allevamento. Con questo concludo. Grazie per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima video lezione del corso online per Farmer Scientist. Arrivederci.